Grazie direttore. La mia fu una valutazione di natura politica più che di natura del codice penale. L'alto tradimento è un reato che fortunatamente è riservato ad alcune categorie di persone, però il concetto è quello: chi ruba i soldi pubblici non ruba i soldi di nessuno, ruba i soldi di tutti. E da questo punto di vista non dico che è un furto doppio, anche questo giuridicamente sarebbe molto discutibile, credo che dal punto di vista della giurisprudenza non troveremo molti esempi, ma è un furto che ha un disvalore sociale, a mio giudizio, ancora maggiore. Quello che però trovo interessante, allargando e rispondendo alla domanda, sì, assolutamente, cioè nel caso del MOSE non ci sono soltanto i politici che rubano, c'è lo Stato che fallisce, perché le responsabilità sono responsabilità diffuse anche negli aspetti tecnici. E c'è una responsabilità a monte della politica che io vorrei affrontare molto brevemente tra qualche istante, non prima di aver segnalato però che noi il MOSE lo abbiamo commissariato a distanza di anni. Come? Attraverso la struttura che l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, presieduta dal dottor Cantone, ha la possibilità di fare da quando il decreto legge Madia è stato approvato nell'agosto. Approvato nel giugno del 2014 dal nostro governo e poi convertito in legge a metà agosto. Si tratta dunque di una procedura molto importante. C'è lo spazio per una forma di commissariamento che consenta di andare avanti nei lavori, ma contemporaneamente, la dico un po' alla buona, di separare ciò che è male da ciò che è bene. È un ragionamento molto all'acqua di rosa dal punto di vista giuridico. Raffaele molto meglio di me potrà individuarlo. Quello che vorrei dire molto sinteticamente è questo. Il libro è interessante, direttore, perché mette insieme tante cose diverse. Mette insieme la storia del MOSE, ok, con tutte le sue caratteristiche. Mette insieme un punto di debolezza storico su cui sarebbe affascinante discutere tra di noi, e cioè che il sistema delle infrastrutture e delle grandi opere in Italia, in particolar modo negli anni Ottanta, è stato viziato al monte, secondo me, all'origine, da un'idea che era quella di poter consentire attraverso varianti di progetto e attraverso connivenze tecnico-politiche di fargli evitare i costi. Non manca qualità in Italia per fare bene le opere. Quando i nostri vanno all'estero, e anche in alcuni casi quando fanno opere in Italia, vorrei essere chiaro, le nostre aziende di costruzione, i nostri ingegneri, i nostri architetti sono i numeri uno al mondo. Il made in Italy dell'ingegneria civile è straordinario. Dovremmo raccontarlo molto meglio. E in questi primi mesi di governo a me è capitato di incontrare all'estero aziende straordinarie di cui essere orgogliosi. Quello che è mancato è una strutturazione tecnico-giuridica, e qui sta la responsabilità della politica, di evitare che attraverso procedure complicate si potessero fargli evitare i costi con varianti in corso d'opera. Perché questo meccanismo atroce che cosa comportava? Che con la variante in corso d'opera io posso rinviare i tempi, e quindi più c'è tempo più ho spazio per poter fare delle varianti, più faccio delle varianti più sono in grado di alzare i costi, e più si fanno leggi, e questo è il punto di debolezza della politica su cui concludo, che hanno complicato, in alcuni casi hanno semplificato con obiettivi anche positivi, vedo personalità che hanno fatto parte di governi diversi che hanno fatto dei lavori preziosi in questo senso, ma il principio di fondo è che nel momento in cui la norma è talmente complicata per la quale io avrò sempre bisogno di andare a farmi spiegare come gira il mondo dal capo di gabinetto, e non ci sarà una trasparenza totale e una certezza totale, ecco, in quel caso è evidente che il potere rimane in mano a soggetti su cui la responsabilità della politica è a monte. Poi c'è il politico che si prende la mazzetta ed è una cosa squallida e schifosa e va mandato a casa per sempre. Ma il politico, la responsabilità dei politici non è soltanto sul tratto finale, sul punto finale, sull'anello conclusivo. È a monte, è non creare un sistema trasparente, semplice, in cui non ci sia possibilità di equivoci. E questo è il punto finale che è la sfida dei prossimi mesi, sia con il codice degli appalti
che andrà in discussione in questo 2015, sia con la riforma della pubblica amministrazione che è già in discussione in questo momento al Senato. Ovviamente il Senato in questo momento sta dando la priorità alla legge elettorale, poi ci sarà la discussione della legge delega sulla pubblica amministrazione, ancorché in prima lettura, e anche, lo dico Raffaello, lo sa meglio di me, su come noi l'ANAC riusciremo a irrobustirla sempre di più, perché con l'ANAC abbiamo fatto una roba notevolissima. L'ANAC è stata istituita dal governo Monti, poi il nostro governo l'ha fatta partire con l'accordo sulla presidenza affidata a Raffaele Cantone, le abbiamo inserito le competenze, le funzioni, le unità dell'autorità nazionale dell'ANVUR, della VCP, le sigle, cioè, da l'ANVUR non c'entra niente, ma le sigle, se tu non c'hai una leggenda nella burocrazia ti perdi, e quindi ti ci vuole il tom-tom degli acronimi, e la VCP, l'autorità di vigilanza per i contratti pubblici, che mi permetto di dire non aveva brillato, a mio sommesso avviso. Adesso si tratta di fare un ulteriore passo in avanti, però, e questa è la grande sfida, e credo che Francesco su questo abbia, insieme a dottor Barbieri, ma una convinzione profonda. L'unica soluzione per il futuro è la totale trasparenza e la totale semplicità. Cioè, quelli che hanno detto per bloccare i ladri bisogna fare nuove leggi più complicate, più difficili, sappiano che i ladri continuano a rubare perché continuano a corrompere i tecnici e non solo i tecnici, e che la politica continua a fare la figura di quella che sta sull'albero a cantare. Perché questo cambi, il meccanismo che abbiamo messo in piedi è quello di un intervento difensivo importantissimo e anche preventivo in alcuni casi dell'ANAC, ma anche la semplificazione totale, che non vuol dire il semplicismo, ma la semplificazione, che è l'unica strada insieme alla trasparenza per salvare il nostro paese. A questo punto farei una domanda a Raffaele Cantone. Si è sottolineato che le decisioni ritardate molto spesso sono strategiche per poi fare in fretta e quindi saltare le procedure e semplificare le cose. Ma allora, visto che lei in questo momento avete commissariato il MOSE, si sta occupando dell'Expo che è il 1° maggio dovrebbe inaugurare, difesa della legalità e tempi di realizzazione sono cose che possono stare insieme in Italia oppure no? Grazie direttore, mi faccia però mi consenta la possibilità di fare una brevissima indicazione sulle cose che ha detto il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio parla sempre dell'ANAC, troppo spesso l'ANAC viene individuata nella figura del Presidente, l'ANAC è un organo collegiale, io sono felice di dire che oggi c'è tutto il collegio presente, che è stato scelto dal governo con criteri di grande indipendenza e che per la prima volta ci ha consentito di lavorare senza avere un giorno una discussione o un dibattito interno che ci vedesse contrapposti. Quindi sotto questo profilo il maggiore ringraziamento che io le do è soprattutto questo. E l'ANAC sta provando a operare soprattutto sul tema della trasparenza, sul tema dei contratti pubblici, provando a cambiare un po' anche la mentalità. Perché la semplificazione, e non sembra che non voglio rispondere alla domanda, è il contrario, perché la semplificazione delle procedure è uno dei meccanismi attraverso il quale si possono provare a rispettare i tempi. Quali sono le ragioni per cui spesso non ci è consentito di arrivare ai tempi prestabiliti? Perché intervengono 100.000 problemi, perché ci sono 10 ricorsi, 20 contenziosi, perché la progettazione è stata fatta in un certo modo, e perché spesso, paradossalmente, questo lo dice con chiarezza anche questo libro, le leggi invece di aiutare finiscono per essere un sistema di complicazione che rappresenta esso stesso un volano della corruzione. Ora, come si può mettere insieme velocità trasparenza? Prima di tutto provando a intervenire attraverso leggi più semplici. Il codice degli appalti è una grande occasione. Provando anche a prevedere meccanismi di responsabilità. Il tema vero è che in Italia spesso nessuno paga. Alla fine di un'opera incompiuta nessuno si sa chi è responsabile. C'è lo scaricabarile continui. La colpa è del progettista, la colpa è dell'appaltatore, no, perché c'è stato il subappalto, sì, però c'è stato un problema che la stazione appaltante non aveva dato in tempo le autorizzazioni. Il punto vero è quello di creare regole semplici, chiare, sistemi di controllo che consentano non di essere meccanismi di impedimento, ma sistemi di controllo che consentano davvero di operare. E poi
tutto sommato, quando le opere in qualche caso si vogliono fare, si riescono a fare. Lei citava Expo. Expo è partito in grande ritardo. Ecco, ce la fa o no? Ma ce la farà sicuramente, a dimostrazione che forse se si fosse partiti quando è stata istituita, Expo è stata vinta come bando dall'Italia nel 2007, è stata fatta l'assegnazione da parte del BIE, avremmo avuto un Expo che poteva, diciamo, essere pronto nel 2008-2009. Di fatto i lavori sono partiti poco meno di un anno e mezzo fa e i lavori si stanno facendo adesso in grande sicurezza, con controlli su tutte le attività. È la dimostrazione che quando si vuole si può. Il problema è quello di individuare norme che non rappresentino, come diceva anche il Presidente del Consiglio, ma come dice con chiarezza questo libro, norme che finiscono per essere un aiuto alla corruzione. La legge sul MOSE era una legge che era nata fin dall'origine come un sistema spartitorio a favore di pezzi della politica e di pezzi dell'imprenditoria e della dirigenza di un certo periodo storico e poi sono stati sostituiti. Ancora una domanda a Raffaele Cantone. La legge sul commissariamento permette di commissariare appalti e concessioni. Ci spiega un attimo come sta funzionando per esempio a Venezia? Ma guardi, io devo dire che questa legge è una vera e propria rivoluzione copernicana. Noi abbiamo in prima fila il ministro che è il firmatario del decreto, che è noto ormai come il decreto Madia. Questa legge ha una grande intuizione, cioè l'idea che si possa mettere insieme l'opportunità di terminare i lavori, ma anche di evitare che il soggetto che ha commesso un reato possa ottenere il profitto del reato che ha commesso. Che cosa capitava prima? Che un soggetto veniva scoperto, diciamo, che aveva commesso un fatto di corruzione. E allora c'era una doppia scelta: o si revocava l'appalto e quindi i lavori non si sarebbero mai conclusi e chi pagava alla fine? Lo Stato. Oppure non si revocava l'appalto, ma si arrivava al paradosso di consentire che il soggetto che aveva vinto l'appalto illecitamente ottenesse anche il profitto del reato. Anche perché i sistemi previsti dal diritto penale difficilmente consentono il commissariamento dell'azienda. Qual è l'idea di questo decreto legge, poi convertito in legge? Quello non di commissariare l'intera struttura delle aziende, che spesso significa fallimento anche dell'azienda e un ulteriore danno per il sistema paese, ma di commissariare il singolo appalto, cioè di creare un meccanismo per il quale vengono nominati commissari che si occupano di quello specifico appalto, che non vengono pagati dallo Stato, e questo non è poco, che quindi vengono pagati dall'impresa, che devono mettere da parte gli utili d'impresa sui quali poi si può ottenere il risarcimento del danno e la confisca. In sede di conversione del decreto legge si è consentito la possibilità di commissariare anche i concessionari di pubblico servizio. Devo dire che questo è stato un vero e proprio miracolo del Parlamento, perché quando vidi che c'era una proposta di legge in questo senso, ovviamente io pensai subito che quella norma potesse applicarsi al MOSE, pensai che quella norma non sarebbe mai stata approvata, invece è stata approvata. E il commissariamento del MOSE ha consentito un'operazione. Il consorzio Venezia Nuova da un mese e mezzo a questa parte non è più gestito dalle imprese che ne fanno parte, ma da due commissari nominati dal prefetto, nel caso di specie al prefetto di Roma. Due commissari che sono assolutamente estranei al mondo dell'impresa. Uno è un ex ufficiale della Guardia di Finanza, un altro è un professore universitario che viene da Torino, che gestiscono in assoluta autonomia, possono essere al massimo trasparenti, e il grande risultato è che gli utili non finiscono più alle imprese, vengono accantonati e su quegli utili lo Stato si può rivalere. Noi riusciremo probabilmente a finire le opere, non noi commissari ovviamente, non probabilmente entro il 2017, che era un'ipotesi sostanzialmente, diciamo, di scuola, ma in tempi sicuramente ragionevoli. Soprattutto faremo in modo che anche quello che avviene dopo venga messo in sicurezza sul piano della trasparenza, perché questo libro dice una cosa fondamentale: il grande affare è la manutenzione. Fra l'altro questo libro lancia un allarme pesantissimo sul rischio di quello che potrà avvenire dopo, e se il commissariamento, come io ritengo, durerà anche in quella fase successiva, noi consentiremo che sulle opere di manutenzione si facciano appalti con assoluta trasparenza, appalti europei che consentano davvero di far partecipare il fior fiore delle imprese mondiali. Essere le Olimpiadi. Allora, per farle, come dire, per candidarsi e immaginare di farle in sicurezza, cioè mi sembra che lei ci creda nelle grandi opere.
Cioè, mi viene anche da chiedere quali sono, e poi con una battuta cosa dobbiamo fare? Raffaele Cantone, Presidente della Repubblica, per fare poi le Olimpiadi in serenità? Giusto per stare sulla notizia, l'istinto del giornalista non fallisce mai. Dunque, andiamo con ordine, ci sono tre o quattro domande insieme. La questione delle grandi opere, io credo nel fatto che un paese moderno, un paese innovatore abbia bisogno di opere infrastrutturali all'altezza della storia e direi anche all'altezza del futuro. Faccio un esempio banale, l'alta velocità ha cambiato la geografia della tratta Milano-Roma, aggiungo Torino-Salerno e noi siamo assolutamente convinti che si debba fare Napoli-Bari. È centrale, cruciale, cambiano i modelli economici collegati. Io da sindaco vi dico che avere l'alta velocità, c'era già naturalmente il collegamento veloce, ma il passaggio dal 5 dicembre, se non vado errato, del 2010, dell'alta velocità, ha cambiato molto della vita della città di Firenze, ma anche in quella di Bologna, ma io credo anche le dinamiche della relazione Milano-Roma, oltre che incidere pesantemente sul modello di business che era stato immaginato per l'Italia, ma questa è un'altra storia, è un altro problema, uno alla volta per carità. Quindi le grandi opere di per sé non sono male o bene, si possono discutere nel merito, il punto vero è che oggi cos'è grande opera? Per me la grande opera necessaria oggi come il pane è l'infrastrutturazione tecnologica a banda larga in Italia, più importante di tante altre opere, cioè gliela dico in un altro modo, se io potessi intervenire in un clima in cui, come si fa con la lavagna, con la cimosa, si cancella tutto e riparti da zero, alcune delle opere pubbliche che sono state previste, ma non dal governo Letta, dal governo Monti, dal governo Berlusconi, dal governo Prodi, da decenni. Per esempio, quali? Non mi faccia fare, lo farò neanche sotto tortura, il nome di un'opera pubblica che, per la quale si è speso dei soldi. Mi è capitato lo stesso nel piccolissimo da sindaco, in cui ho combattuto su alcune questioni, alcune si sono potute modificare, altre no. Perché? Perché è fisiologico che quando hai il costo dell'opera è un costo che è inferiore rispetto al costo del bloccare quell'opera, ripartire da zero, in presenza di un sistema di giudiziario che favorisce, amministrativo e non solo, l'appello al ricorso. Ormai in Italia nei lavori pubblici lavorano più gli avvocati, magari c'è qualche avvocato qui, che non i costruttori. Allora, questo tema qui è un tema fondamentale. Se l'opera pubblica costa più non farla che farla, è evidente che devi intervenire con un principio del buon padre di famiglia e gestirla in un determinato modo. Quello che mi interessa molto rispetto a ciò che dice Francesco è la strategia per il dopo. Per esempio, noi abbiamo un sistema di porti in Italia, infrastrutturale, che ha degli spazi interessantissimi di valorizzazione. Ma non possiamo pensare di avere 20 porti strategici con 20 collegamenti ai porti strategici, con 20 strutture commissariali di porti strategici, perché non è possibile. In questo senso, quello che trovo importante è che quando si parla di grandi opere infrastrutturali si cita, uno, le opere tecnologiche, due, si dica che non tutto è negatività, perché se in alcuni casi si è consentito, attraverso il meccanismo della variante in corso d'opera, veri e propri latrocini organizzati, come la magistratura ha peraltro poi avuto modo di o verificare o essere in corso di indagini, noi bisogna anche però dire che ci sono stati molti casi in cui opere pubbliche sono state realizzate per bene. Chiaro che ci vuole la certezza del responsabile. L'altro giorno ero su internet, vedo Repubblica Palermo, quindi non me ne voglia il direttore, ma la stampa non credo che abbia la diffusione nazionale. Ma la redazione a Palermo non ce l'abbiamo. La redazione a Palermo non ce l'ha, come ovvio che sia, e vedo un viadotto. Una foto di un viadotto di un collaboratore di Repubblica Palermo messa su internet e io rimango sconvolto, chiamo Sebastiano Messina pensando che fosse ancora il caporale, scusa, mi fai capire una cosa, ma questa è vera? Cioè, sì, vado a vedere, cercare la notizia, è tutto vero, e io voglio il responsabile e voglio che chi è l'autore paghi, punto, semplicemente questo, cioè che non sia, vabbè, ce ne siamo dimenticati,
secondo punto delle cose che ha detto Giavazzi. Totalmente d'accordo, ci deve essere un responsabile. Noi siamo pieni di carte da firmare per le opere pubbliche, e firma il sindaco, il segretario generale, e firma il DIE, e c'è la conferenza dei servizi, che è questa sorta di comunità di autoaiuto che si riunisce, di terapia di gruppo, che dove ciascuno dice... alla fine verrebbe fare come alle riunioni degli alcolisti anonimi, grazie Mario, grazie Raffaele, grazie Matteo, cioè una grazie per aver condiviso. È allucinante, ci lasciamo un sistema in cui uno è il colpevole, uno è il responsabile, diamo i premi a molto succulenti, a notevoli dirigenti, il segretario generale del comune firma gli atti e c'ha un premio in più, c'è la percentuale per l'ingegnere, c'è gli incredibili e stratosferici compensi dei alcuni commissariamenti, ci sono tante questioni aperte, i collaudi. Allora, in questo senso, chiarezza, un meccanismo chiaro, semplice. Per questo sono molto convinto che internet e gli strumenti di innovazione siano una grande occasione. Io dissi scherzando fino a un certo punto, ma ne ero convinto e ne sono ancora oggi, che la spending review l'avrebbe fatta la pubblicazione online più che Cottarelli. Aver messo online tutti i dati, aver consentito, adesso siamo soltanto ai comuni, bisogna mettere i ministeri, ma aver consentito ai ragazzi che fanno le applicazioni di intervenire, di andare a vedere, scusa, ma perché il comune di Firenze, io ho messo tutti i miei dati del comune di Firenze quando ho fatto il sindaco, perché spendevi per l'illuminazione elettrica il 2% in più di Milano e il 7% in meno, o viceversa naturalmente, no. Perché è un elemento di una forza pazzesca. Inizia a dire tutte le opere pubbliche, quanto costano, come, perché, chi le fa, chi sta prendendo i denari. E siccome noi abbiamo in Italia delle grandi, grandi, grandi aziende che sono in grado di lavorare bene con le piccole, noi abbiamo una bella realtà industriale in questo settore, che è il settore che è più colpito di tutti dalla crisi, perché quando non soltanto ci costa la corruzione, come giustamente scrivono gli autori, ma c'è anche un problema, che alla fine si è bloccato il sistema dell'edilizia. E del milione di posti di lavoro persi, 536.000 sono sull'edilizia. E se noi sblocchiamo con il buon senso l'edilizia, riparte anche l'occupazione. Certo, e vado rapidissimo alla domanda sul Quirinale, prima però una considerazione a Giavazzi. Giavazzi dice, bisogna domandarsi se quei soldi li puoi mettere in qualcos'altro. Noi l'abbiamo fatto. Siamo arrivati, abbiamo tirato fuori 10 miliardi di euro e abbiamo fatto gli 80 euro. Che è una riduzione, cioè un aumento del salario di 10 milioni di persone, più o meno, ed è una misura che per noi era innanzitutto misura di giustizia sociale. Il grado di incentivazione dei consumi è stato in questi primi mesi al di sotto delle aspettative, pare che stiano arrivando i primi segnali di ripartenza perché la gente inizia finalmente a vederli, a sentirli, sta tornando a... vedremo quello che accadrà, però per noi era una misura di giustizia sociale. Questo significa però che tu risparmi 10 miliardi di euro e non li metti in opere pubbliche. Questo significa banalmente che tu perdi quanto 0,6-0,7% di PIL. Se noi avessimo speso i 10 miliardi nel 2014 in investimenti pubblici, attraverso un'operazione quindi di opzione rispetto alle cose che diceva Giavazzi, ho 10 miliardi, anziché ridurre, diciamo genericamente, le tasse con l'operazione bonus IRPEF di 80 euro a 10 milioni di persone, investo 10 miliardi di euro in lavori pubblici. Drogo, noi avremmo oggi una crescita positiva anziché una crescita negativa del meno 0,4. Se avessimo speso tutti quei soldi lì, naturalmente, correggimi Francesco, perché il 10 miliardi sono più o meno 0,6-0,7% del PIL, perché abbiamo fatto meno 0,4. Però non avremmo avuto quel passaggio culturale su cui io sono totalmente d'accordo con Giavazzi. Va temperato, bisogna ridurre innanzitutto ciò che bisogna avere, lo spazio per gli investimenti, perché non perché dobbiamo essere keynesiani, ma perché non c'è ripresa senza comunque un investimento serio in questo settore. Ma viceversa dobbiamo anche diminuire la pressione che c'è sulle famiglie. Quanto al Presidente della Repubblica... è del tutto evidente che la figura del Presidente della Repubblica è una figura che nel momento in cui viene discussa oggi deve richiamare e richiedere la gratitudine, per alcuni aspetti l'emozione e anche per molti la commozione rispetto a quello che Giorgio Napolitano ha fatto in questi 9 anni.
Voi mi permetterete di ricordare non soltanto gli aspetti più legati all'attualità politica, in particolar modo alcuni momenti delicati della tenuta istituzionale in cui il presidente Napolitano ha dimostrato questa straordinaria abilità, qualità, capacità e intelligenza politica che tutti gli riconoscono. E vorrei dire che ha portato tutti i partiti, a parte il Movimento 5 Stelle, a chiedergli di rifare il Presidente della Repubblica. È stato quindi un passaggio che ha visto un momento di condivisione anche da parte delle forze politiche. Però io mi permetto di dire che Giorgio Napolitano è stato molto di più di quei passaggi lì. Giorgio Napolitano è stato un grande presidente europeista che ci ha richiamato a un'Europa diversa da quella di oggi, un'Europa più capace di stimolare i valori comuni dell'appartenenza. È stato un uomo che ha rappresentato l'Italia all'estero, ma è stato per me, lo voglio dire con molta, molta, molta sincerità, il presidente, tra tante caratteristiche che si possono ricordare, il presidente dei 150 anni. Da sindaco di Firenze io ho visto la mia gente in piazza il 17 marzo del 2011. Ho visto l'orgoglio, ho visto le email, le montagne di email, perché dopo una giornata di festa totale e dopo una nottata di festa, all'una noi abbiamo chiuso con i fuochi d'artificio senza l'inno nazionale e i cittadini ci scrissero, che avevamo fatto all'inizio, per dire quanto era, lo fecero in un inno nazionale autogestito, partirono alla fine i cittadini. È stato questo in questi 9 anni. E non suoni contraddittorio il ruolo dell'Italia nel mondo e l'europeismo con un profondo senso di identità nazionale. Io credo che sarebbe un tema affascinante da discutere nei prossimi mesi. Il rapporto tra identità e mondo globale nel quale noi stiamo. L'identità per me è un fattore positivo. Noi dobbiamo riconoscere l'identità come un elemento bello. L'identità non è in contrasto con l'integrazione, l'identità è l'orgoglio dell'appartenenza. Io sono orgoglioso di come sono cresciuto, di dove sono i miei amici, delle mie relazioni, delle strade di dove mi sono formato, dei musei che ho visitato, delle scuole che ho frequentato. L'identità è un fatto positivo. Avere un'identità significa essere il contrario di anonimi. E una società anonima, secondo me non va bene nemmeno nel mondo del diritto commerciale, ma sicuramente non va bene nella politica. La società anonima è quanto di più pericoloso ci sia. Integrazione non è il contrario di identità. E il Presidente della Repubblica è stato un grande presidente anche per come ha saputo declinare quel concetto di identità, in particolar modo durante quella straordinaria stagione che è stata quella dei 150 anni, delle emozioni e anche in alcuni casi delle lacrime di appartenenza. Quanto a chi farà il prossimo Presidente della Repubblica, io capisco che Calabresi stia cercando di rovinare la vita a Cantone e quindi sta cercando di rovinargli la presentazione del libro, e il presidente Cantone ha tanto da fare che non si farà rovinare la vita da lei, direttore, in questa fine. Però mi permetterete di dire che se c'è una cosa che non serve adesso è una discussione sui nomi. Infatti, secondo me... No, noi non possiamo immaginare una discussione sui nomi perché diventa ridicolo per le istituzioni. Il Presidente della Repubblica, adesso dobbiamo discutere di quale sarà il profilo che dovremo avere nei prossimi 7 anni, un grande arbitro, un arbitro che aiuterà il Paese a crescere, un arbitro che sarà il custode e il garante dell'unità nazionale. Tante donne e uomini in Italia possono svolgere questo ruolo. Le forze politiche l'altra volta non hanno brillato, stavolta non possiamo fallire, quindi con calma. Ecco, però quali sono le caratteristiche che deve avere un Presidente della Repubblica? Quelle prescritte dalla Costituzione. Perché io sono Renzi... per non rovinare la vita a Cantone, ma sono anche per non rovinare la vita a me. Cioè, essendo molto amico di Raffaele, vogliamo non rovinarcela in due. Quindi siamo il comitato anti-Calabrese, il CAC, non funziona bene la sigla. Diciamo, siamo il comitato che si difende con le unghie e con i denti rispetto a questo. Sono le caratteristiche che prescrive la Costituzione. E sono, ti dico, direttore, con la stima che sai, caratteristiche che chiameranno i gruppi dirigenti dei partiti, anche del mio, parlo per un secondo dal segretario, ha una scelta di grande responsabilità. Stiamo discutendo delle istituzioni, non stiamo discutendo di una scelta singola, politica, stiamo discutendo del futuro delle istituzioni dei prossimi anni in Italia. E noi abbiamo bisogno di parlamentari, delegati regionali, che abbiano questo grande senso delle istituzioni, che non si spaventino
se su Twitter qualcuno gli fa una pressione, magari con i trolls, perché poi le pressioni sono spesso fatte con finte identità, che non si spaventino di poter portare la propria voce e che abbiano quell'intelligenza che serve per avere poi un nome il più condiviso possibile, in un momento in cui questi parlamentari, diciamogli grazie, stanno facendo la riforma costituzionale, la legge elettorale, la riforma della pubblica amministrazione, la giustizia civile, perché non ne abbiamo parlato, ma stiamo cambiando e semplificando nel mondo della giustizia civile, tra qualche mese faremo un ulteriore punto sui risultati. Stiamo sistemando il mondo del lavoro, come sapete, abbiamo opinioni forse diverse sul fisco, ma anche lì per me la parola d'ordine è la semplificazione. Abbiamo in corso la più grande battaglia, che è quella sulla scuola. Ora, sti parlamentari, una volta diteli anche bravi, perché se lo meritano, tutto sono tranne... Se c'è un'operazione che è accaduta in questi mesi è che il Parlamento si è messo a lavorare, loro dicono anche troppo, io penso di no, e spero che il lavoro positivo avrà il suggello con l'individuazione, il prima possibile, ragionevolmente alla fine del mese, del nuovo Presidente della Repubblica. Ma prima di tutto, grazie Presidente Napolitano per quello che ha fatto, grazie Presidente della Repubblica per come ha interpretato questa figura, e non sono stati 9 anni facili. Bene, vi ringrazio tutti, mi sembra che difficilmente